Grazie al piede sicuro, all'agilità, alle lunghe corna a forma di lira allargata, il bovino maremmano si riconosce facilmente. Questi animali che oggi pascolano ai piedi dei Monti dell'Uccellina hanno lontane origini asiatiche. Venuti in Italia al seguito delle orde barbariche, si incrociarono con una razza locale. Il risultato è una delle razze rustiche da carne più apprezzate d'Europa. Sembra una scena d'altri tempi, eppure questi sono butteri di oggi, ma con gli stessi stivali, lo stesso bastone di Orniello, le stesse urla dei loro nonni. Gli animali sono controllati periodicamente dai veterinari e selezionati coi criteri più moderni. All'inizio del secolo, prima della diffusione dei camion e dei trattori, i buoi maremmani erano la forza motrice dei carri e degli aratri. Da Livorno alla Tolfa, confini tradizionali della Maremma, ne vivevano circa 100.000. Oggi ne restano poche migliaia e l'azienda di Alberese è uno degli allevamenti più importanti. Non a caso, l'azienda è gestita insieme al Parco della Maremma dalla Regione Toscana. Questo, insomma, è un parco che ha a cuore, oltre alla natura selvaggia, la storia e le tradizioni dell'uomo. A vederli da vicino, questi animali impressionano per la loro possenza. Le vacche pesano 6-7 quintali, i tori superano agevolmente la tonnellata. Gli Asburgo-Lorena, granduchi di Toscana e principi d'Austria, sceglievano i migliori esemplari di bovini maremmani per inviarli in Europa centrale a rafforzare le loro mandrie ungheresi. Ma se il bue maremmano rappresenta la ricchezza, la tradizione e l'orgoglio di questa terra si incarnano soprattutto nel cavallo. Ammiriamo le evoluzioni di questo stallone per tenere lontani dal suo harem i due maschi intrusi. Se non ci fossero i butteri, si potrebbe scatenare una lotta violenta per la supremazia sul branco. Anche i cavalli maremmani vivono e si riproducono allo stato brado, convivono con i bovini dei quali ripassano i pascoli e vengono, come loro, periodicamente radunati dai butteri. Molti esperti ritengono che il cavallo maremmano derivi dal cavallo berbero, importato dalla Numidia in Toscana e nel Lazio dai Romani. Tanto è che i cavalli da sella della Maremma, impiegati nelle corse, furono detti berberi e le stesse corse furono dette corse berbere. Per non far perdere agli animali l'abitudine alla sella, i butteri montano ogni giorno un cavallo diverso. Oggi il maremmano è un cavallo alla moda. In tutta Italia ormai lo si utilizza per le passeggiate, il turismo, il trekking. Ma è bene ricordare che degli esemplari allevati ad Alberese hanno vinto premi nei più grandi concorsi ippici d'Europa, ad iniziare da Piazza di Siena. Fino al 1840, il territorio dell'attuale parco aveva nella pianura i caratteri tipici del paesaggio agrario maremmano, con prevalenza del campo ad erba o a coltura di frumento a stretto contatto con le aree acquitrinose. Si continuava a coltivare ad uso di maremma, cioè per un anno a cereali e per tre a riposo per il pascolo. Naturalmente tale sistema impediva qualsiasi evoluzione dell'agricoltura e privilegiava l'allevamento brado. Ma dopo le opere di bonifica dei Lorena prima, della riforma agraria fascista poi e soprattutto della riforma fondiaria dell'ultimo dopoguerra, che ha dato vita alla piccola proprietà contadina, questo è il volto della larga valle tra l'Uccellina e le colline dell'entroterra, percorsa dalla via Aurelia verso Grosseto.
Oggi questa terra ricca e fertile, grazie anche all'irrigazione, è lavorata soprattutto per coltivazioni industriali. Le più importanti sono i foraggi, i girasoli, la barbabietola da zucchero, i vigneti, il gran turco. Questo è Alberese, il borgo della Maremma a pochi chilometri da Grosseto, che è anche la base migliore per partire all'esplorazione del parco e della natura dei Monti dell'Uccellino. Alberese non è un centro molto antico, così come la vediamo oggi fu costruita a partire dal 1840, quando i Lorena, i Granduchi di Toscana, iniziarono a bonificare queste terre e costruirono tra l'altro come base di queste operazioni e centro economico della zona questa splendida villa dove ci troviamo adesso. Fu costruita su un impianto quattrocentesco, con l'annessa chiesa del secolo successivo, sul colle che domina l'antica Aurelia. Nel cortile campeggia ancora lo stemma dei Lorena e una bellissima statua romana dell'imperatore Gallieno, ritrovata nelle vicinanze, sembra posta a tutela dell'intero territorio. Basta poco da Alberese per raggiungere la parte più selvaggia del parco. I Monti dell'Uccellina, alti fino a 400 metri sul mare, sono ricoperti da una fitta foresta di lecci. All'improvviso, in questo mare di verde, compaiono le opere dell'uomo. Una decina di torri e una splendida abbazia romanica sembrano spuntare dal cuore del bosco. Sono edifici costruiti in epoche e con finalità diverse. Eppure, che fossero monaci o soldati, gli uomini hanno dato alle loro costruzioni un rigore e una solennità che ben si intonano con la natura che le accoglie e che sembra poterle inghiottire di nuovo. Le torri dell'Uccellina sorgono in posizione elevata e strategica, in modo da poter comunicare a vista con le torri e i castelli dell'interno fino al Monte Amiata. Solo così i difensori potevano sorvegliare la costa e comunicare tra di loro. Sottratta ai boscaioli nel 1975 con l'istituzione del parco, la foresta diventa di anno in anno più spettacolare e più fitta. Verso la costa, la struttura calcarea dei monti appare con particolare evidenza. Nelle grotte e negli anfratti di queste pareti, l'uomo viveva già 3.000 anni fa. Più in alto, ancora prima di essere fortificate, queste rocce sono sempre servite da torri di guardia naturali contro una minaccia che spesso è arrivata dal mare. Tra i Monti dell'Uccellina e la costa il paesaggio cambia. Estesa su 600 ettari, la pineta granducale alterna i pini marittimi ai pini domestici ed è uno dei risultati più grandiosi delle bonifiche dei Lorena.
Nell'ultima fascia che precede la spiaggia, i pini lasciano il posto alle specie più colorate e odorose della macchia. Il ginepro, la salvia, il rosmarino e il cisto ci accompagnano fino alle dune. Poi, solo le piante pioniere riescono a sopravvivere sul terreno sabbioso e salmastro. La spiaggia dell'Uccellina è uno dei grandi miracoli del parco. Lunga più di 5 chilometri, è rimasta completamente libera del cemento e offre a chi la visita le stesse emozioni di 100 o di 1000 anni fa. Oltre Cala di Forno e il suo casale a poca distanza dalla spiaggia, la distesa della macchia si interrompe su uno sperone alto e roccioso. Qui, il 3 luglio del 1557, fu convenuto il confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato dei Presidi di Filippo II di Spagna. Di conseguenza, aumentano di numero e di imponenza le torri. Quella di Cala di Forno è quasi un piccolo castello. Più a sud sono le torri delle Cannelle e di Capo Duomo. Non è facile, nella fitta macchia dell'Uccellina, avvistare gli animali. Solo di rado è possibile vedere il piccolo e diffidente cinghiale maremmano, l'animale che è un po' il simbolo di questo ambiente difficile. Ancora meglio, di solito, si nascondono la volpe, il tasso, il capriolo, la donnola. Per chi visita il parco, l'animale più facile da vedere è senz'altro il daino. Agile e veloce, è stato introdotto in Europa dall'Asia circa 1000 anni fa, poi cacciato selvaggiamente fin quasi all'estinzione. All'Uccellina oggi ne vivono più di 100 esemplari, divisi in piccoli branchi. La zona migliore per incontrarlo è il bosco di Quercia da Sughero, non lontano da Alberese. All'alba e al tramonto si vedono i daini alla beverata o in cammino. Nelle ore più calde, eccoli mentre pascolano e si riparano all'ombra. L'abbazia di San Rabano è il monumento più bello e più noto del parco. Fu costruita dai Benedettini poco dopo il 1000, allora si chiamava Abbazia di Santa Maria. Fu ingrandita più volte fortificata contro il pericolo di scorrerie che potevano provenire sia da terra che dal mare. E fu abbandonata definitivamente verso la fine del 400. Per arrivarci bisogna camminare circa un'ora e mezzo su un sentiero che si snoda in una fittissima selva di lecci. E il momento in cui si arriva finalmente dalla foresta di fronte al campanile dell'abbazia è davvero uno dei momenti più emozionanti della visita al parco. Siamo nell'angolo più selvaggio della Maremma, eppure questa è ancora una volta la dimostrazione che qui la natura e la storia vanno di pari passo. Benché l'abbazia sia per buona parte in rovina, sono però iniziati i lavori di restauro, conserva ben visibili nella sua struttura architettonica elementi orientaleggianti. La navata della chiesa, il transetto, l'abside, la piccola cupola sono invece in puro stile romanico e si conservano in buone condizioni.
Ancora oggi, San Rabano ispira un senso di solidità, di forza, che invita al raccoglimento. Una delle caratteristiche più note del Parco della Marella sono le torri. Questa, la Torre di Castelmarino, è la più panoramica e la più scenografica di tutte. Sono costruzioni di origini molto antiche, dell'epoca in cui questa zona e queste montagne erano il confine tra le potenze di Siena, di Grosseto e di Firenze, ma le costruzioni così come le vediamo oggi risalgono più o meno al 500. Tutte le torri qui a Lucellina sono costruite in posti molto ripidi, molto adatti già per una difesa naturale. Ma le torri, per chi visita oggi il parco, sono soprattutto un confine. Da qui lo sguardo spazia sul mondo oscuro e selvaggio della Macchia, ma anche sul mare, sulla linea bianca della spiaggia, sull'approdo sicuro di Cala di Forno. Cala di Forno è l'unico approdo naturale della costa dell'Uccellina ed è insieme uno dei luoghi più belli del parco. Ci si può arrivare per una strada che scavalca la montagna, oppure a piedi, attraverso il più lungo e più faticoso, ma anche più selvaggio, dei sentieri del parco. D'estate però ci si arriva soprattutto in barca, e sono numerosissimi ogni giorno. I bagnanti che arrivano qui in barca da Talamone, da Castigliano della Pescaia e dalle altre località turistiche della costa maremmana. È un luogo, insomma, dedicato allo svago, al piacere, a prendere il sole e a godere del mare e della spiaggia. Proprio per questo vale la pena ricordare com'era questo luogo in passato, un luogo ben diverso dall'atmosfera spensierata di oggi. Qui si accampavano durante tutta l'estate i boscaioli e i carbonai maremmani che lavoravano in maniera estremamente dura e estremamente faticosa sulla montagna sovrastante e che poi usavano proprio il mare, con barche, con chiatte, per trasportare verso Talamone e verso gli altri porti il prodotto del loro duro lavoro. Nei pressi della spiaggia esiste un casale costruito dai Lorena all'inizio dell'Ottocento e qui probabilmente nel 1544 avvenne lo sbarco più famoso della storia dell'Uccellina. Un gruppo di pirati turchi, comandati da Khair ed-Din Barbarossa, partì da qui per un raid sanguinoso, per una scorreria drammatica verso l'entroterra. E in quell'occasione fu catturata una giovane nobildonna della famiglia che regnava su questa zona, la famiglia dei Marsili, una ragazza che fu portata poi nell'harem del sultano Solimano a Istanbul e divenne via via la sua favorita, poi sua moglie, poi la madre dei suoi figli e dei suoi successori. Il Maremma è nota ancora oggi come la bella Marsilia, una figura di una leggenda, ma di una leggenda vera, e in Turchia è nota come Roxelana, la più importante, la più influente regina, la più influente moglie di sultano dell'impero ottomano. Forse, prima di essere rapita, la bella Marsilia amava cavalcare sulle rive dell'Ombrone o sulla spiaggia dell'Uccellina, anche se non certo come queste due campionesse in allenamento. Questi purosangue, selezionati e allevati nella tenuta della trappola, sono dei campioni ambiti da tutte le grandi scuderie. Vengono acquistati da cavalieri e amazzoni di tutta Europa e nei concorsi ippici hanno pochi rivali. Questi cavalli sono uno dei beni più preziosi e prestigiosi che esporta la Marella.
ammirandoli in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, è stupefacente sapere che i loro fratelli sono ancora i compagni di lavoro dei Butteri. Siamo al confine settentrionale del parco, a pochi chilometri dalla città di Grosseto. Questa è la foce dell'Ombrone e per molto tempo le terre su entrambe le rive del fiume sono state occupate in buona parte da paludi, quindi terre aspre, difficili, ostili per l'uomo, come buona parte della Maremma. Terra in fondo dove si veniva a lavorare con fatica e in molti casi ad ammalarsi e a morire. Questa è la palude della Trappola, vicinissima all'Ombrone. Da qui i Monti dell'Uccellina appaiono come un profilo lontano. Solo di recente, negli ultimi 20 o 30 anni, si è capito che terre come queste sono anche una eccezionale ricchezza. Per il naturalista, il Parco della Maremma è solo il centro di un'area molto più grande, dove è possibile avvistare centinaia di specie di uccelli. Di questo grande parco da costruire sono già protetti il lago di Burano, la laguna di Orbetello, la duna della Feniglia. In tutte queste zone è facile avvistare le garzette e gli aironi. Negli anni 70, la battaglia per difendere le paludi dall'inquinamento e dalla caccia ha avuto per simbolo il Cavaliere d'Italia, un piccolo e schivo trampoliere che da qui si è poi diffuso nuovamente in molte parti del paese. Soprattutto d'inverno, le paludi ospitano decine di migliaia di anatre, che sanno di poter sostare senza temere fucilate. Di questa tutela, il merito va in parte al WWF Italia, in parte al Corpo Forestale dello Stato e alla Regione Toscana. Ed è bene non dimenticare i luoghi, come la tenuta della Trappola, tutelati grazie all'opera appassionata dei loro proprietari. Ma la presenza più suggestiva è un'altra. Quella di centinaia di fenicotteri. Questi splendidi uccelli comuni in Africa sono ricomparsi in Maremma da poco. Oggi il loro volo elegante è una grande speranza per il futuro di questa terra.